Buongiorno, questo è quello che in Italia non si può vedere, naturalmente, perché la protesta dei contadini e degli allevatori olandesi, perché vogliono ridurre il bestiame, le mucche, i maiali, tutti quello che vengono detti come che creano tanto CO2, quindi nella falsa verità distruggono gli allevatori e i contadini. Questi sono scesi in protesta da, saranno 3 settimane ormai, penso, sì. Però in Italia ho mai visto niente che dico faccia vedere, perché guai. I nostri media non lo permetterebbero mai di poter vedere queste cose, ma le faccio vedere io. Ecco. Dunque, il governo, come ho detto, vuole dimezzare le bestie, il bestiame. Loro fanno proteste tra altre strade, in qualche paese, in qualche paesello, fanno riunioni. Però io sono d'accordo con loro. Certo, come è successo in Italia anni fa con le bufale. C'era una bufala malata, ne ammazzavano 400. Poi facevano il controllo quando le bestie erano morte e magari su 400 ce ne erano 3 con l'infezione. Quindi è tutto un gioco di politica. Ce lo impone l'Europa, ce lo impone più alto che l'Europa, l'America, la USA. E noi dobbiamo soggiogare. In Italia purtroppo soggiochiamo e questo mi dispiace, però non posso farci niente. Ma anche il problema è che ci sono stati degli emigranti, ma adesso da anni che hanno chiuso le frontiere, quindi non arriva quasi nessuno. Adesso gli unici che arrivano sono gli ucraini, come in Italia, ecco. Però il problema dell'Olanda è che è da anni che non ci sono case abbastanza neanche per la gente, la popolazione. Qui i giovani, siccome hanno un reddito, che studiano o che non lavorano, hanno un reddito che è quasi il doppio di quello che si può avere in Italia. Ma diciamo, io penso che un singolo ragazzo o ragazza possano avere sugli 800-900 euro al mese di stipendio, diciamo. Poi io conosco una ragazza, che lei adesso avrà 27 anni mi pare, un olandese. Abita con la madre perché è da anni che è iscritta per avere, cercare la casa, mi sembra che ha detto 14 anni o 10, vabbè. Niente, non si può, non c'è posto. Dunque, i contadini, loro ritengono, e forse è la verità al fin dei conti, che vogliono costruire, diciamo, nei prati coltivabili, perché non c'è più posto in Olanda dove costruire, quindi praticamente costringono gli agricoltori a disfarsi dei terreni. Ecco, quei terreni lì sarebbero poi pronti per la costruzione di appartamenti. E loro lo sanno questo, per quello che non cedono e non mollano e vanno avanti. Io li appoggio, perché diciamo è la verità. Il governo ci può far chiudere gli occhi, ma però noi scemi non diventiamo, ecco. Anche hanno fatto delle proteste, delle bloccate, bloccato, diciamo, i centri di distribuzione di diversi supermercati qua in Olanda, e si piazzano davanti alla distribuzione dove partono i camion per distribuire i prodotti ai supermercati vari. Li bloccano all'uscita per 4-5 ore, poi se ne vanno, poi vanno a fare un'altra battuta da un altro centro di distribuzione e va avanti così. Fanno bene, perché loro dicono: guardate, voi volete il governo ci vuole distruggere, però se loro bloccano, diciamo, l'esportazione verso i supermercati dei prodotti, uno, i supermercati ci perdono milioni. Poi
gli agricoltori dicono: così vi rendete conto cosa vuol dire un mondo senza agricoltori? Vuol dire la fame, ecco. Io sono 3 giorni che non sono andato più a comprare, diciamo, al supermercato, perché a casa c'è tanta roba. Comunque ho già sentito che gli scaffali, dico che sono vuoti, però tanti prodotti sono inesistenti. Quindi fanno capire che senza di loro la fame c'è. Però il governo vuole costruire case, 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 praticamente nei campi. L'unico posto ancora dove si può costruire sono i campi di questi agricoltori. Leviamo il 50% delle mucche, di maiali, di polli forse. E così poi certamente il campo è troppo grosso per l'allevatore, quindi vende quella parte. Così è il gioco politico, ragazzi. L'Italia è peggio, in mille cose peggiore che in Olanda, però vedo che l'Olanda, a passo a distanza, diciamo, da quello che succede in Italia, le cose succedono anche qui. Ma però qui c'è movimento, la gente combatte. Io, vabbè, quando ero in Italia giovane, per difendere il mio posto di lavoro, bloccavamo strade, ero sempre il primo davanti io a bloccare le strade. Però ero giovane, adesso non lo farei più alla mia età. Però lo facevo, ero contento, mi piaceva, nel senso che pensavo: oh, è il mio stipendio, il mio futuro, va bene. Questo era quando abitavo ancora in Italia. Adesso dove sono? Io ho sempre lavorato, mai trovato un momento senza lavoro.